Buonasera a tutti e tutte. Intanto ringrazio ancora il Centro Studi e Documentazione Open Memory per questo bel video. Per chi non ha potuto vederlo per il pubblico in streaming, ricordo che il video sarà disponibile nei prossimi giorni sui social network del Centro Studi Open Memory e su Global Project nella restituzione di questo dibattito. Credo che un video del genere che parla della storia dei movimenti che si sono opposti alla guerra. Credo sia il modo migliore per introdurre questo primo dibattito al Festival di Sherwood 2022, il primo dei tre dibattiti, i tradizionali dibattiti del lunedì, che si terranno in Second Stage. Intanto presento gli ospiti che sono con me questa sera. Sul palco abbiamo Andrea Fumagalli, economista. Grazie. Davide Grasso, ricercatore, scrittore ed ex combattente YPG. Grazie Davide. E ringrazio anche Ida Dominianni che potete vedere in Ciao, collegamento Zoom. buonasera. Buonasera Ida, giornalista e filosofa. E Donatella Di Cesare che è docente di filosofia teoretica a Roma 3. Buonasera. Veramente sono alla Alla Sapienza. Sapienza. Alla Sapienza, ho fatto una Dobbiamo gaffe. indicare la sede istituzionale, Ti che in chiedo genere io non faccio, scusa, va bene. Donatella. Grazie comunque di essere con noi. E io spendo solo alcune parole. Parto con questo aneddoto, perché quando abbiamo fatto la conferenza stampa di introduzione, di spiegazione di questo festival, un giornalista, ovviamente non farò il nome, mi chiama in privato e mi dice: ma come mai per parlare di guerra avete chiamato filosofe, filosofi, ricercatori, economisti? Non so, magari si aspettavano qualche analista militare. Io rimango un po' basito, poi gli rispondo: bene, probabilmente perché proprio una guerra del genere va affrontata tenendo presente categorie che non sono tradizionali. Io credo che questo sia un buon punto d'inizio, perché proprio sulla questione delle categorie del sistema di valori che questa guerra ci ha probabilmente spiazzato, come non era mai successo. La guerra è una componente fondativa della società contemporanea. In questo momento si combattono ben 59 conflitti nel mondo, quindi ovviamente il prezzo in termini di vite umane, di distruzione, di morte, di sangue, di dolore è incredibile. Però io credo che questa guerra, che viene dopo 2 anni di pandemia, probabilmente mette in discussione in maniera come non era mai accaduto nell'età contemporanea un intero sistema di valori, un intero sistema di categorie, di modo di leggere la realtà. Probabilmente noi, dal nostro punto di vista, quello dei movimenti sociali, è questo quello che ci interessa mettere in rilievo. Io credo un'altra cosa che non esiste una verità assoluta. Noi questa sera sul palco ci confronteremo, faremo un dibattito vero. Non esiste una verità assoluta per leggere, probabilmente per leggere nulla nella realtà, ma soprattutto per leggere questa guerra. Però io credo che sia altrettanto vero che ci sono alcune cose, è vero, non esiste una verità assoluta, ma ci sono alcune cose che sono assolutamente sbagliate. E questo lo voglio dire nell'introduzione. E la cosa che credo sia più sbagliata è leggere questa guerra, uno, con una fenomenologia della semplificazione. Noi abbiamo scelto la complessità proprio come scelta politica che si vuole contrapporre alle semplificazioni. E due, io credo sia assolutamente errato leggere questa guerra cercando di costringerla nello spazio e nel tempo, cioè di vederne solo la contingenza, perché io credo che invece questa guerra intanto non è un conflitto regionale, probabilmente non è neppure un conflitto che riguarda Putin contro l'Occidente, la Russia, quindi l'autocrazia putiniana contro le democrazie liberali. Io credo che sia qualcosa di ancora più profondo e questo è quello che vogliamo scoprire questa sera. Allo stesso modo non è possibile leggere questa guerra solo con la lente dell'oggi, perché io credo, e questo credo che sia un punto di vista importante, che noi dobbiamo leggere quello che sta succedendo come punto di caduta di un processo
di riorganizzazione complessivo del capitalismo, quindi del rapporto tra capitale, vita e natura, che è in atto da decenni, che però, appunto, come abbiamo visto con la pandemia, come stiamo vedendo con questo conflitto nel cuore dell'Europa, probabilmente in questa fase si sta riarticolando in una maniera davvero veloce. Ci sono tante cose che vorrei discutere con i nostri ospiti, io vorrei però puntualizzare almeno tre aspetti, tre questioni. Una l'ho detta adesso, che cos'è la ridefinizione. Credo che sia inimmaginabile pensare a questa ridefinizione nello spazio lungo senza tener presente che cos'è la transizione ecologica. E attenzione, qua vorrei spendere un minuto, perché la transizione ecologica noi non possiamo leggerla come qualcosa di settoriale, non è qualcosa che riguarda l'ambiente, non è un passaggio, si chiama transizione ma non è un passaggio momentaneo, è probabilmente la fase, una fase lunga, una fase storica del capitalismo in cui si sta creando un nuovo meccanismo di accumulazione, fatto su che cosa? Sulle stesse, sui limiti, sull'internalizzazione degli stessi limiti ambientali che hanno prodotto la crisi ecologica. Quindi c'è, come dire, qualcosa di inimmaginabile. Il capitalismo sta creando, sulla questione della scarsità delle risorse, sta creando un meccanismo di accumulazione nuovo. Era inimmaginabile, ma sta accadendo questo. E questa è la transizione, dobbiamo leggerla in questo modo. Ed è corretto, a mio avviso, chi parla di questa guerra come prima guerra climatica dello spazio globale, e lo è a mio avviso non solamente per la centralità, tutto giusto, la centralità dell'Ucraina nel contesto delle risorse, dei flussi energetici, ma io credo che lo è soprattutto perché in questa fase, in quel contesto, si cerca di imporre con una forza inaudita quello che è il modello, l'idea di modello di sviluppo infinito. E questo, a mio avviso, credo che sia il punto, in un contesto ovviamente di crisi organica, di crisi ambientale, crisi pandemica, ne parleremo dopo, di crisi economica e ovviamente anche di crisi politica e geopolitica. Su questo basta pensare due cose: il paese che era stato considerato, che è da sempre considerato all'avanguardia dell'economia green, attualmente sta aprendo il dibattito sulla ricarbonizzazione. Altra cosa, Eni, a cui sono state tagliate probabilmente le forniture di Gazprom, è tra i primi che sostanzialmente andrà a finanziare quella che è stata definita la bomba ecologica, più grande giacimento di gas naturale in Qatar. Bene, questo tema ovviamente lo approfondiremo nei prossimi dibattiti. Il 5 luglio ci sarà un dibattito proprio sul tema guerra e clima, il 4 luglio ci sarà un'assemblea verso il Venice Climate Camp che metterà a punto queste cose. Ci sono altre due, vado veloce, sono altre due cose che secondo me è importante provare a capire prima di iniziare il dibattito. La prima è il piano politico, anche qua il piano politico, quello della governance globale. In molti hanno parlato, quando c'è stata quella grande defiance della diplomazia internazionale, hanno parlato appunto di una crisi politica, quella che ha preceduto, crisi geopolitica, quella che ha preceduto l'invasione russa. Anche qua io credo che questa cosa vada letta però almeno in un contesto di 30 anni, cioè quello che è stato il punto di caduta in quei giorni con l'invasione dell'Ucraina, la guerra che torna nel cuore dell'Europa, probabilmente dobbiamo ascriverlo a un processo di lungo periodo dall'89 in poi, dal crollo del muro di Berlino in poi, in cui non si è mai dato un nuovo ordine globale. Sì, certo, è stato un decennio e mezzo di egemonia americana, quella dell'impero americano, ma non si è mai dato. In questo periodo io scorgo almeno due tendenze. Da un lato c'è sicuramente la volontà da parte del sistema capitalista di avere un comando di carattere unilaterale. Su questo la NATO sicuramente continua, anche nel contesto ucraino ma non solo, continua a giocare un ruolo fondamentale come forza di polizia internazionale. Questo l'abbiamo visto
e lo continuiamo a vedere, che cosa significa in termini di morte e distruzione. Però accade un'altra cosa: in questi 30 anni sono emerse altre potenze, altri poli che hanno frammentato lo spazio globale. Sicuramente il primo è la Russia, lo abbiamo visto, ma anche la Cina e altri paesi che comunque non solamente hanno fatto sentire il loro peso della potenza economica, ma hanno avuto un atteggiamento, un'attitudine coloniale che ha frammentato lo spazio globale. Lo spazio globale non è più univoco, non è più uniforme, e quindi questo ovviamente anche la governance entra in cortocircuito. E credo che su questo l'epilogo che c'è stato in Afghanistan lo scorso agosto dimostra anche un'altra cosa: quel modello di esportazione della democrazia con le bombe è completamente fallito. Quindi questo è un altro elemento. In questo contesto è chiaro che è legittimo pensare che ci siano tendenze, tensioni imperiali che sono contrapposte, che ovviamente attengono anche a idee di modelli di sviluppo e di capitalismo diverse. Infine, vado veloce, c'è un'ultima questione, ma credo che forse non dico la più importante, ma è assolutamente centrale, quella della narrazione, dell'ordine discorsivo. Io per un attimo lascio perdere la vergogna delle liste di proscrizione che è stata fatta dalla stampa mainstream italiana contro tutte le persone che hanno espresso analisi, critiche anche documentate rispetto ad esempio alla questione dell'invio d'armi in Ucraina da parte del governo italiano, ma in generale su questa cosa. E lascio per un attimo perdere questo aspetto, perché credo che la questione dell'ordine discorsivo è molto più profonda. Probabilmente è la prima volta che ci troviamo di fronte a una mutazione genetica della narrazione politica, pubblica e istituzionale. Lo abbiamo visto con 2 anni di pandemia, una narrazione completamente polarizzata, lo stiamo continuando a vedere adesso, però a mio avviso c'è di più, c'è un elemento, c'è quel patriottismo di guerra, c'è l'idea di voler normalizzare la guerra, di volerla rendere, come dire, parte della vita delle persone. E questo non accade solamente in Ucraina o in Russia, accade in Italia, accade nell'Occidente, nella stampa libera occidentale. Questo credo che sia un elemento importante. Penso che questa visione del patriottismo di guerra, c'è una cosa che Ida Dominiani ha scritto in un articolo, poi dopo ce ne parlerà, l'idea del patriarcato neonazionalista, che la figura, la simbologia di Zelensky ad esempio rappresenta, ma anche come viene rappresentato dalla nostra stampa, credo che riguardi bene questa vicenda. Io credo che l'idea di questo patriottismo di guerra sta assolvendo in questo momento probabilmente la stessa funzione che aveva il debito alcuni anni fa, quindi rimuovere completamente dentro la costruzione di un nuovo soggetto neoliberale, rimuovere completamente l'elemento di classe e mettere invece un elemento che viva in simbiosi con le continue emergenze che viviamo. Credo che questo stia accadendo.